Vi voglio raccontare le storie di coloro che sono riusciti a realizzare i propri sogni. Quelli che dentro avevano un fuoco al quale hanno dato ascolto. E l'hanno seguito, hanno rischiato, hanno lavorato sodo e nelle difficoltà hanno saputo guardare oltre. E ad ogni caduta si sono rialzati più forti. Perché è così che funziona, altrimenti non farai mai la differenza. Storie di lungimiranza e passione, storie di grandi imprenditori. Chi ha cominciato la sua scalata da una piccola azienda, da un prodotto, da una semplice idea o a volte letteralmente dal nulla, ma è stato capace di creare qualcosa di straordinario perché ha pensato in grande. Mai avere paura, lo dicono da sempre i protagonisti di questa storia, la storia di una famiglia che ha profonde radici nel Veneto, una terra dove la gente è abituata a rimboccarsi le maniche e a lavorare sodo. Genuini, alla mano, veramente delle brave persone. Loro pensano in grande perché ce l'hanno nel DNA. La sfida ce l'hai dentro, hai voglia di vincere ogni mattina che apri gli occhi. Questo hanno loro. Responsabili, leali, verso la famiglia, verso tutti i dipendenti. Sono dei bravissimi imprenditori e sono veramente degli amici. Non mi sento qua come dipendente, ma come membro di una grande famiglia. Un'indipendenza, un coraggio, un'autonomia che è rara nel mondo imprenditoriale. L'eleganza è l'arte di saper aiutare, come hanno fatto loro nel mio contesto e di tante altre persone che io so. Una grande professionalità e serietà nei rapporti lavorativi, assolutamente. Inizio la mattina sempre all'alba, uscendo a camminare. In mezzo alla natura, nella meditazione, nel silenzio, le idee si fanno chiare. E oltre ad essere immersi nella bellezza, si inizia la giornata già sapendo poi durante il giorno esattamente cosa fare. E provo a vedere se c'è qualche lavoretto da fare lungo il percorso, qualche ramo caduto o qualche albero da trapiantare. Qua sto liberando il greto di questo piccolo torrente da un albero che è caduto 15 giorni fa durante un forte temporale. L'albero è meraviglioso. Ogni albero è un individuo, ha una personalità, si sviluppa in modo diverso. È un po' come gli uomini. Ognuno è irripetibile, è un caleidoscopio di bellezza, di originalità. Il bosco non è una cosa. È l'insieme di tantissimi individui e ognuno ha il suo carattere e la sua personalità. L'uomo può aiutare a far sì che nel bosco la vita si svolga in modo armonioso, così come nella società il nostro compito è quello di lasciare che spontaneamente gli individui realizzino la bellezza e l'interesse della comunità. Noi imprenditori spetta anche il compito proprio di fare in modo che queste qualità, queste peculiarità si possano sviluppare. Gianni, in azienda mi occupo della parte commerciale, del controllo di gestione e dell'organizzazione interna e sono il maggiore di tre fratelli. Sono Pier Cristiano, sono agronomo, sono il tecnico di famiglia, fratello minore, sono quello con i piedi piantati per terra e proprio per questo mi chiamano il tedesco. Sono Roberto, sono avvocato, non sono nell'organigramma aziendale, non so ancora bene cosa io faccio in azienda, però mi piace molto. Forse come disse un caro amico con un termine un po' anni 70, sono l'ideologo della brigata. Si
Siamo i fratelli Brazzale, l'ultima, anzi la penultima, beh, fra un po' anche la terz'ultima generazione. Lui cura il grana, lui porta il grano e il sottoscritto cura le grane. Ben 8 generazioni è l'azienda casearia più antica d'Italia, un colosso del settore sull'altopiano di Asiago. Sono direttore di stabilimento e mi occupo un po' di tutto. L'odore del burro, l'odore del formaggio, sono dei profumi, non sono odori. Sono meraviglie, ti nutri. Quando vieni qua e vedi le forme di formaggio, sono come dei figli, le guardi, sono dei tuoi bambini che le accarezzi e dici guarda che meraviglia, guarda che spettacolo, che spettacolo. È una soddisfazione, è impagabile, cose del genere. Devi amarle, devono essere tue. Non importa se fai parte della proprietà o se sei un dipendente. È l'amore del lavoro, l'amore di quello che stai facendo. Questo è quello che penso. Siamo alla fine del Settecento. Il tempo scorre sull'altopiano e le azioni si ripetono. Il recipiente di legno per fare il burro e il carretto per portarlo a valle. Poi alla fine dell'Ottocento tutto cambia. Per compiere grandi passi bisogna avere coraggio. Giovanni Maria Brazzale era il mio trisnonno, era un uomo che mi raccontano fosse pieno di vita, forte, e lui viveva a Monte di Calvene, sulla costa dell'altopiano di Asiago. Da queste pendici dell'altopiano di Asiago, il nostro trisnonno e tutti i suoi antenati guardavano la pianura, e in pianura lui vedeva Thiene, questo mercato, questa città, mercato importante, e proprio lì riuscì a realizzare il suo sogno. La sua frontiera era quella, arrivare giù, vicino alla ferrovia, acquistare una fattoria dove trasferire tutta la sua famiglia e dar luogo così alla sua discendenza. E a 60 anni lui prende questa grande iniziativa e trasporta tutta la famiglia a Zanè, in questa fattoria dove porta anche tutto il bestiame, fattoria che ancora esiste. Beh, diciamo che qua comunque non si poteva mica venire, perché c'erano talmente tanti pericoli. Noi abitavamo 100 metri più in là e i genitori ci ammonivano, non andate alle stalle, non andate alle stalle. Ovviamente la prima cosa che si pensa è di andare alle stalle. Qui ne abbiamo combinate veramente di tutti i colori. Ero sempre qui, sempre quando ero piccolo, e mi divertivo a venire a vedere la stalla, a venire a vedere le mucche, i cavalli. Cosa fu a convincere il nostro trisnonno a realizzare i propri sogni? Probabilmente lo stesso spirito che ha mosso noi a individuare la frontiera e a compiere il gesto coraggioso di volerla conquistare. Di Giovanni Maria io non posso sapere molto per esperienza diretta, ma so quello che mi hanno raccontato. Era un uomo sempre molto forte, molto allegro, con uno spirito molto intraprendente, positivo, che vedeva crescere questa sua famiglia con grande gioia. Un uomo che aveva avuto coraggio e intelligenza di fare un grande passo che le generazioni precedenti non avevano avuto né l'opportunità ma nemmeno il coraggio di fare. Non solo agire, ma sognare. L'attività della famiglia comincia ad espandersi, poi scoppia la Prima Guerra Mondiale. Questa è una cosa molto preziosa, è la mantella che il nonno Pietro ha riportato dalla Grande Guerra 15-18. Ci ha lasciato un bellissimo diario e ogni volta che io leggo questo diario mi emoziono, mi commuovo, anche perché ad ogni pallottola, ad ogni scheggia di granata che il nonno riesce ad evitare, evidentemente è come se la evitassi anch'io. Poi ritorna il nonno dalla guerra, nascono figli. Il trisnonno è entusiasta, batte le sgalmare, gli zoccoli sul selciato, gioioso ogni figlio che nasce, e assieme riescono a dare nuovamente slancio, creando il burificio. Qui costruirono un vero e proprio impianto industriale, con le celle frigorifere, che erano una novità rivoluzionaria, e
con le macchine per il confezionamento. I nostri vecchi iniziarono allora a commercializzare i formaggi grana, i formaggi che compravano nel Lodigiano, nel Piacentino, nel Reggiano, e a commerciarli anche nel Veneto, dove allora pochi li conoscevano. Nostro zio Giovanni pensò di iniziare a produrre proprio nella nostra zona, nel Vicentino, dove nessuno lo produceva, di produrre quel grana che lui aveva commercializzato per tanti anni, e così iniziò la produzione nel Veneto per primo, e da lì un po' alla volta poi aderì alla Fondazione del Consorzio del Grana Padano e la nostra famiglia diventò uno dei principali produttori. Cosa significa avere cura? Avere cura ha un significato molto importante e bisogna avere cura nel saperlo tramandare. Ora però vi porto a vedere un tesoro cui teniamo molto, in un Sancta Sanctorum qui dietro. Ci troviamo nel magazzino storico di stagionatura di Bevadoro. Qui il formaggio arriva dopo che è uscito dalla salina e rimane qui fino a 16 mesi o oltre a stagionare. Venire qui per me è ricordare lo zio Giovanni. Quando si arrivava, si entrava, i camion di latte che scaricavano. Tra le generazioni significa passarsi il meglio e cogliere in ogni fase generazionale le cose migliori che vengono e poi passarle a chi viene dopo. È un processo molto complesso e affascinante. Durante la stagionatura noi dobbiamo avere cura di questo formaggio che a seconda degli utilizzi, a partire dai 6, 8, 9 mesi di vita, comincia ad essere utilizzato fino ad arrivare a lunghe stagionature. E per noi ciò significa anche molto spesso una apprensione, perché il prodotto deve riuscire e dobbiamo essere pronti a venderlo, e di conseguenza c'è una cura come se fosse un nostro caro, come se fosse una persona cara, e l'attenzione è sempre massima. La storia della nostra vita. Il patriarca del Novecento veniva chiamato così con tanto affetto ed un pizzico di timore reverenziale, lo zio Giovanni, una figura carismatica, un personaggio magnetico. Tutti erano rimasti praticamente dentro l'ambito familiare aziendale. Diventava naturale che ciascuno entrasse in azienda portando il proprio talento e le proprie capacità. Non nemmeno ci si pensava di andare a lavorare altrove, di uscire. Tra di loro ovviamente c'era una distribuzione degli incarichi, ma poi alla fine, durante praticamente tutto il Novecento, alla fine era sempre lo zio Giovanni che diceva l'ultima parola. Era un uomo magnetico, un uomo che aveva tante cose da insegnare. Era un uomo anche molto temuto, perché pretendeva da noi, pretendeva anche la correttezza e la lealtà, perché per quegli uomini la parola era la cosa più importante. Lo zio Giovanni aveva una serie di sintetici modi di dire che dicevano tutto. Se non te sei, tasi. Vuol dire che se tu devi partecipare ad una riunione, devi parlare con la gente, devi prepararti bene per questo incontro. E se non sai qualcosa, è meglio stare zitti. Questo è probabilmente anche uno degli insegnamenti più importanti che mi abbia lasciato. Zio Giovanni era chiamato il patriarca del Novecento. Lui era una persona veramente carismatica. Noi abbiamo nella sala riunioni in azienda appeso il ritratto. Noi passando controlliamo, quasi fosse un barometro, per vedere se ci sorride o se ci guarda un po' storto, e questo ci dà l'idea se stiamo facendo le cose bene oppure se invece le cose non le stiamo facendo bene, allora è il caso di riflettere. E ancora adesso, semplicemente guardando il quadro, ti sembra di ricevere gli ordini che lui dava. Che è un po' come la Gioconda, ci si sposta e cambia l'espressione. Bene, noi qualche mattina entriamo e vediamo che ha l'espressione corrucciata, che non è serena. Allora capiamo che probabilmente stiamo sbagliando qualcosa. Non aveva figli, per cui noi tutti eravamo suoi figli. Diceva mai aver paura, basta avere le idee chiare.
e amava trasmettere sui suoi nipoti la sua conoscenza, la tradizione. Era anche un uomo a cui piaceva vedere che i giovani avevano grinta, che i giovani erano pronti a fare le cose. Ha segnato sicuramente tutto il Novecento per la nostra famiglia e ha lasciato un'eredità di saggezza che è l'attivo più importante della nostra impresa. L'azienda cresce, cresce sempre di più, fino ad arrivare ai numeri di oggi, numeri da capogiro. Bene, diamo due numeri sulla nostra attività. Negli anni 90 il fatturato dell'azienda era di circa 120 miliardi di lire, quindi circa 60 milioni di euro. Oggi abbiamo praticamente triplicato, più che triplicato, il valore. Il fatturato export era praticamente a zero. Oggi siamo a circa 45 milioni di euro, ai quali dobbiamo aggiungere però tutto l'esportato verso le nostre formaggerie della Repubblica Ceca, che corrisponde ad altri circa 8 milioni di euro. In merito al personale, ai nostri collaboratori, siamo passati da circa 130 dipendenti degli anni 90, anche qui abbiamo quasi triplicato il valore, siamo oggi qui in Italia a 3,50. In Italia, perché poi con il resto delle nostre attività arriviamo a 700. Dico sempre ai ragazzi che il più grande orgoglio di un imprenditore deve essere quello di pagare alla fine del mese gli stipendi alle famiglie e ai propri collaboratori. Quella è la più bella medaglia che si può dare. Assolutamente. Per Roberto Brazzale, da bambino l'azienda era un luogo fiabesco, una sorta di castello incantato, avvolto nel meraviglioso profumo del latte e del burro. La vivevo soprattutto attraverso il papà, che entrava ogni giorno a pranzo e a cena, rientrava con questo camice bianco che sapeva questo profumo stupendo di panna e di burro. Tutte queste persone che lavoravano con il loro carattere, la loro fantasia. E poi abbiamo iniziato a un certo punto anche a lavorarci dentro. E ricordo che io ero addetto alla sigillatura delle porzioncine di burro. E quando arrivavo la mattina alle 8 già avevano iniziato da 2 ore ed era una fatica terribile arrivare a sera riuscendo a chiudere tutte queste porzioni che andavano negli hotel. Casa e bottega, i fratelli Brazzale muovono i primi passi in azienda. Un'azienda che ha il sapore della famiglia, di chi è stato un esempio, di chi ha trasmesso valori e tanto, tanto amore. Papà era nel laboratorio di analisi, in mezzo a tutte queste provette, si faceva da solo il dopo barba. Papà era un chimico industriale, un uomo di straordinaria intelligenza. Il papà era un uomo di poche parole, letterato per vocazione, industriale per necessità, scriveva, dipingeva. Era totalmente dedito all'azienda e a noi. Ricordo che non è mai uscito, io non ho mai visto mio padre uscire una volta di sera. Io mi ricordo che tutte le mattine ci preparava un vassoio con i biscotti, il burro e la marmellata, e lui viveva per noi. Beh, papà era un uomo intanto di grandissima bontà, di un grandissimo affetto. Era totalmente dedito alla famiglia. Famiglia, lavoro e qualche vero amico. Ci ha trasmesso innanzitutto forse il gusto per l'anticonvenzionalità. Lui era un anticonvenzionale, ha sempre comprato macchine di seconda mano. Lui si trovava bene nella dimensione domestica con i suoi 3 figli. Amava la casa e aveva sposato questa moglie così eversiva, rivoluzionaria in quella famiglia, perché la mamma già negli anni 60 guidava una Lancia 1008, viaggiava in aereo per fare concerti, il che aveva decisamente messo a suo quadro le consuetudini di una famiglia così tradizionale come era la nostra. Mia mamma era una donna incredibile, mi emoziono proprio a parlarne. Tutte le mattine ci svegliava alle 7 di mattina suonando l'organo. aspetta un attimo. E mamma era
vulcano, cuore immenso, una generosità immensa in tutti i sensi, questa straordinaria voglia di vivere, capacità di cogliere la bellezza. Ho imparato da mia mamma una cosa, la passione per quello che si fa. Mi ha insegnato la tenacia. Nulla era impossibile per la mamma. Era una musicista appassionata e mi ha veramente trasmesso questo nel fare le cose che faccio tutti i giorni. Ma io ho studiato al conservatorio, ho fatto il trombone a tiro, ho suonato per qualche anno, soprattutto mi sono dedicato al blues e al jazz. Suono il pianoforte, anzi posso dire suonavo il pianoforte. E la cosa che lei chiedeva era di esprimere la propria personalità. Lei voleva che scrivessimo, che componessimo, che suonassimo senza paura. Coraggio di esprimersi. Questo era un tratto caratteristico della mamma che è rimasto. Ognuno di noi ha un suo luogo del cuore, un rifugio dove riflettere e ricordare. Portati nel Duomo di San Matteo di Asiago, non soltanto perché questo è il cuore della nostra comunità, ma anche perché qui si trova uno strumento a cui siamo molto legati. È l'organo Ruffatti, sul quale fin da bambina la nostra mamma iniziò a suonare. Prima però di andare ad ascoltare le sonorità magnifiche di questo organo, come facciamo a tutti i concerti, vi pregheremo di spegnere i vostri telefoni cellulari e soprattutto di scartare le caramelle prima dell'inizio del concerto. Buon ascolto. Noi abbiamo sempre avuto con i nostri genitori un rapporto estremamente affettuoso. La mamma usava una parola bellissima che era il calore umano come elemento più importante nei rapporti. Fin da piccoli sia papà che mamma, tutti e due ovviamente con il loro lavoro, ci lasciavano tanto tempo a casa da soli e quindi ci davano la massima fiducia. Forse una sola volta ho visto il papà molto arrabbiato quando nell'adolescenza sottraemmo l'auto della mamma, perché la mamma era in Australia per dei concerti, era rimasta la macchina a casa e noi eravamo riusciti a fare dei contatti con dei contatti elettrici del cruscotto, eravamo riusciti a far partire questa macchina e andavamo a farci i giri a trovare le molosette e fare queste cose qui. Ecco, quella volta l'ho visto veramente arrabbiato. Far parte di una famiglia di imprenditori non sempre significa evitare la gavetta. Appena laureato e appena diventato avvocato, ebbi subito un sacco di cose da fare, contratti, operazioni straordinarie, perché avanti ero l'unico giurista della famiglia in quel momento. Per me fu molto formativo quando rilevammo in affitto un piccolo caseificio nella Bassa Vicentina, dove ebbi la responsabilità subito di tutto. Ed è stata una formazione stupenda, non esiste master al mondo che equivalga. E lì mi aveva mandato lo zio Giovanni, probabilmente sapendo di farmi uno straordinario regalo. Tutto nasce da una visione. Il successo poi viene da sé quando c'è passione per il proprio lavoro. La prima volta che sono salito in aereo, piccolino, quando si alzò l'aereo, dissi, ma porco cane. Ma non ci sono i nomi delle città, non ci sono i confini, è tutto un unico mondo. E questa fu una folgorazione. Poi da grande ho capito che i confini sono nella mente delle persone, degli uomini, che in natura non esistono confini. E noi forse siamo la generazione più fortunata finora di sempre, perché è riuscita a vivere in un mondo in cui i confini si sono aperti. Quando cadde la cortina di ferro si capì che fu subito una straordinaria opportunità
di ritornare a frequentare, a vivere, a esplorare quel mondo che c'era rimasto interdetto e congelato per decine di anni. Negli anni 90 cambiò completamente il mondo, così noi fratelli sentimmo che era l'occasione per la nostra generazione di realizzare il nostro sogno. Abbiamo cominciato a cercare quella che era la nostra terra promessa. E lo zio si entusiasma assieme a noi, dobbiamo andare a esplorare, a vedere dove si può trovare la nostra nuova frontiera, dove fare ancora meglio il nostro lavoro. E questo riuscimmo a farlo scoprendo la Moravia, che è una regione meravigliosa dove c'è una grande abbondanza di terra, dove c'è un clima molto favorevole alla produzione di latte, una grandissima tradizione zootecnica ed una grandissima cultura anche del lavoro. Sapendo che lì c'erano delle campagne sconfinate e soprattutto si poteva fare la produzione del latte nella maniera più naturale possibile. Siamo partiti per la Moravia in Repubblica Ceca con Fabrizio. Quando ci siamo affacciati abbiamo visto sto verde, sta magnificenza, ci siamo guardati e abbiamo detto: vuoi vedere che abbiamo trovato il posto giusto? Era il posto giusto, era un sogno che si avverava. Abbiamo trovato questo piccolo caseificio. Inizialmente l'esplorazione di questi meravigliosi territori avvenne con l'incentivo dello zio Giovanni, che era a casa, poi purtroppo mancò e di conseguenza la famiglia diventò molto più complessa da gestire, le scelte diventarono più complesse da adottare. Sul più bello torniamo alla Moravia, tutti entusiasti per presentare ai nostri soci questa sorpresa, questa novità, e ci troviamo l'incomprensione. E non capiscono, non vogliono, non ci seguono. Questo è stato un trauma. Ci trovammo purtroppo con il resto della famiglia che non era disponibile a fare questo passo. Allora abbiamo dovuto immediatamente dire: ma come facciamo? Il progetto rischiava di arenarsi. È stato impossibile, fino al punto in cui abbiamo dovuto assumerci l'onere anche di far uscire alcuni, ovviamente in armonia, continuare noi il progetto, e con anche questo ulteriore onere di questa sfida che era molto appassionante, ma ovviamente comportava anche molti rischi, aveva molte incognite. E forse è questo pensare in grande, il vedere ciò che ritieni giusto, ciò che ritieni essere il mandato tuo e della tua generazione, e non fermarsi davanti a nessuna difficoltà, non arretrare, non aver paura, non aver timore, prendere in mano la grinta e affrontare ogni difficoltà. E siamo andati lì e abbiamo cominciato a lavorare. I fratelli Brazzale stringono un accordo con un piccolo caseificio di Litovel che attraversa un momento di grande difficoltà, ma in cui hanno visto un enorme potenziale. Nel giro di pochi anni, il modesto caseificio sperduto in mezzo ai campi diventa un modernissimo stabilimento che produce un formaggio eccellente e ha una marcia in più: l'attenzione all'ambiente. Lavoravano 80 quintali di latte al giorno, era un caseificetto piccolo, e lì ho cominciato a portare le modifiche alla lavorazione, e gradualmente nel giro di pochi anni siamo arrivati a lavorare le quantità attuali. Abbiamo visto subito che le persone erano persone immediatamente affidabili. 20 anni fa si pensiamo tutti: non è possibile fare tanto grande caseificio. Oggi questa produzione tanto grande, tanto forte, sono cose che sono incredibili. La capacità di andare a individuare le zone ottimali e il coraggio di andare ad insediarsi lì ci ha permesso di sviluppare delle fantastiche filiere perfettamente efficienti sotto l'aspetto ecologico. Beh, se non avessimo fatto questa scelta saremmo venuti meno al mandato della nostra generazione. Probabilmente la nostra sarebbe stata un'impresa senza nessuno sviluppo. La nostra filosofia di lavoro è basata proprio sull'ecosostenibilità, e a Litovel abbiamo implementato un sistema di lavoro con una filiera ecosostenibile, seguendo una serie di parametri come il benessere animale, la bassa emissione di carbonio, e abbiamo dimostrato di avere un bassissimo impatto ambientale in quanto abbiamo un bassissimo utilizzo di acqua nella produzione del formaggio. Il benessere animale lo vivete nella nostra azienda? Siete contenti di essere nell'azienda Brazzale? Ecco, se lo dicono loro. Quanto più mi piace fare ciò che faccio, tanto meno lo chiamo lavoro.
Adesso andiamo a vedere una cosa meravigliosa, un processo che ha qualcosa di miracoloso. Il momento del taglio della cagliata. Per noi casari il segno della croce è importantissimo. Tutte le volte è di consuetudine farlo. Questo è il modo in cui si inizia il taglio della cagliata. Qui abbiamo il latte che dopo la messa in caglio è diventato una grande massa come un budino che deve essere tagliata progressivamente in granuli sempre più piccoli che poi si separano dal siero e verranno cotti. È un'operazione che si può fare solamente a mano e dipende dalla sensibilità del casaro. La buona riuscita del formaggio dipende in buona parte da questo momento del taglio. Giorgio Basso, un grande allevatore, discendente di una famiglia tra le più antiche dell'altopiano di Asiago, come quella dei nostri nonni. Di tradizione la loro famiglia è una famiglia di malghesi. Noi lo stimiamo molto come allevatore e anche come casaro. Questa è la lavorazione del formaggio mezzano, del formaggio d'allevo destinato ad una media stagionatura. Una lavorazione antichissima, una lavorazione di grande tradizione. La famiglia di Giorgio è una famiglia antica quanto la nostra, di nostra mamma, e almeno dal 1300 loro sono sull'altopiano. I nostri antenati salivano qui, salivano nelle malghe, acquistando il burro, poi viaggiavano di notte con il cavallo, con il carretto, lo portavano giù in pianura dove lo commercializzavano nei centri abitati. Vola solo chi osa volare. Visione, coraggio, rispetto per l'ambiente. L'azienda guarda al futuro, ma non dimentica le sue radici. Ci troviamo nel cuore dello stabilimento di Litover e qui abbiamo voluto collocare un dipinto che ci è molto molto caro perché riproduce la veduta dal Caberlaba del Monte Verena e attorno al Monte Verena i nostri antenati per secoli e secoli hanno esercitato l'alpeggio e il commercio dei prodotti lattiero-caseari. Ogni volta che passiamo davanti a questo quadro è come se tributassimo loro un omaggio e un ricordo bellissimo. Ma oggi i tempi ci hanno portato a fare impresa in giro per il mondo. Questo però non ha cambiato in nessun modo la nostra natura. Noi rimaniamo alla fine dei malghesi 200 anni dopo. Passo successivo, aprire una catena di negozi per vendere i propri formaggi e il burro pregiato senza intermediari e portare la cultura, la tradizione e lo stile made in Italy nella Repubblica Ceca. La fortuna aiuta gli audaci. Il successo dell'operazione va oltre ogni aspettativa. Questa idea è nata quando ho capito che in Repubblica Ceca, causa purtroppo il socialismo, era sparito tutto questo mondo che per loro era molto evoluto del commercio al dettaglio. Io volevo ricreare quel concetto di negozio che avevo vissuto da bambino con i miei nonni, con la nonna Maria, con l'onno Cristiano ad Asiago, che vedevo servire la clientela con questa cortesia, con questa affabilità, anche con questa competenza. E da lì è partito tutto il progetto che all'inizio non ci aspettavamo che raggiungesse queste dimensioni di 21 negozi. Sono in quasi tutte le città della Repubblica Ceca, ovviamente nella capitale Praga. Sono circa 1,5 milioni di clienti all'anno, abbiamo circa 140 commessi dipendenti. Importiamo dall'Italia circa 500 prodotti di tutti i tipi. Credo che ci debba sentire realizzati come imprenditori, non quando si riesce a vendere al prezzo più alto possibile un prodotto, ma quando si riesce a dare al consumatore un prodotto della massima qualità al prezzo più accessibile. Dopo la Repubblica Ceca, i Brazzale puntano oltreoceano, in Brasile, dove intraprendono un progetto innovativo nel pieno rispetto dell'ecosistema naturale. Per quanto riguarda il Brasile, il progetto Silvio Pastoril è un progetto di produzione di carne al pascolo, dove i bovini sono all'interno di un sistema con fasce di pascolo di 20 metri e strisce di piante. Ci sono 300 piante per ogni bovino al pascolo che compensano le emissioni in atmosfera dei gas a effetto serra.
Tutti i grandi gruppi hanno l'obiettivo al 2050 di arrivare alla neutralità di carbonio. Noi ci siamo già arrivati. Uno scrittore di New York ha detto che l'amore è come il burro, rende tutto migliore, ma deve essere il burro migliore che c'è. Ad un certo punto, qualche anno fa, parlando con un carissimo amico, critico gastronomico, mi sono chiesta: ma perché noi non facciamo il burro come facciamo i formaggi, enfatizzando tutto il potenziale che nel burro c'è? E quindi a un certo punto ho detto: ma come mai non esiste un burro di, come dire, super, un burro supremo, eccellentissimo? Allora dicevamo la Rolls Royce del burro. E quindi è nato questo burro che effettivamente è diverso, è più spalmabile. Questa Rolls Royce siamo riusciti a realizzarla, ha dato dei risultati che hanno sorpreso anche noi. Ma guardate, questa è la meraviglia della natura. Il burro è l'alimento più buono che esce dal latte. Il latte a sua volta è l'alimento che la natura ha progettato, ha programmato dalla mamma al suo piccolo. Ma come si fa ad avere dei pregiudizi su un prodotto del genere? Forse qualche volta il burro è talmente buono che noi ci facciamo perfino un senso di colpa nel consumarlo. Bene, a noi spetta il compito di rilassarvi. Il nostro compito è quello di dirvi che il burro è un prodotto essenziale per la salute ed è il prodotto più buono del latte. Benvenuti. Questo è il nostro negozio di A Tutto Burro nel centro di Asiago. Il tempietto di bontà e di golosità che abbiamo voluto realizzare per restituire alla clientela il piacere del prodotto più desiderato della tavola, che è il burro. Noi abbiamo la volontà di riscattare il burro da quei pregiudizi che senza fondamento l'avevano penalizzato nei decenni recenti e che hanno lasciato nella mente delle persone un timore nel consumarlo. E alcune vitamine, come la vitamina D, sono offerte da pochissimi alimenti in natura, uno di questi è il burro. Dunque il burro merita di ritornare ad essere, senza mezze misure, con il punto esclamativo, il re della nostra tavola. Qualche volta, un po' per scherzo, dico che con il burro si riallacciano i rapporti coniugali, perché quando si ritorna a casa si sente la cucina piena di questo profumo, chiaramente cambia anche la psicologia ed è quasi quasi uno dei più efficaci antidepressivi che si possono ottenere senza nessuna ricetta. Ci sono imprenditori consapevoli che il loro successo è il frutto del lavoro di tutti, che considerano l'azienda una comunità da tutelare. Solo così ognuno può esprimersi al meglio e lavorare per lo stesso obiettivo. Desidero presentarvi Antonio e Bruno Zaupa, da generazione anche loro produttori di formaggio, che già dal 2002 hanno deciso di unirsi al nostro gruppo. Noi siamo soci di Fratelli Brazzale. È stata una cosa quasi più unica che rara il fatto che non c'è stata l'acquisizione, ma c'è stato il mettere insieme le forze. Eravamo un'azienda molto molto piccola, le sfide globali erano affascinanti. Da soli non ce l'avremmo mai fatta. Ci ha fatto veramente piacere far parte di questo gruppo e di questa famiglia. La nostra è un'azienda molto corta, si potrebbe dire, in termine calcistico. La nostra forza sta proprio nelle decisioni veloci. Siamo noi tre e abbiamo sempre trovato l'intesa istantanea. Non abbiamo mai perso tempo e anche grazie alla nostra esperienza complementare riusciamo a prendere le decisioni a una velocità adeguata. Nei fratelli c'è un senso della gerarchia, del rispetto reciproco dei ruoli che è bellissimo. Ognuno sa il proprio posto, conosce le proprie competenze, rispetta quelle degli altri. C'è un'intesa a colpo d'occhio e la grande fiducia nel lavoro dell'altro. L'azienda è una comunità, a noi piace definirla un clan, una comunità di persone che hanno lo scopo di proseguire, di prorogare, di sopravvivere nel tempo. Se l'azienda è vissuta come una comunità, come si può vendere una comunità? Non ha nessun senso, è come vendere la propria anima. A qualcuno dei miei parenti era venuta l'idea di venderla, ma è impossibile, l'azienda non è disponibile. Qualche volta dico ai ragazzi un po' in maniera brusca: piuttosto che do fuoco, piuttosto la brucio. Perché contro il significato stesso
di ciò che noi pensiamo essere l'azienda, cioè una comunità di uomini. Questo significa anche che nessuno qui è realmente proprietario e chi entra qui della nostra famiglia deve sapere che entra qui per servire una comunità, e questo fa sì che tutte le nostre scelte innanzitutto siano scelte di lunghissimo termine. Devo dire che non mi sento qua come dipendente, ma come il membro di una grande famiglia. Io abito a poche centinaia di metri dallo stabilimento e passavo davanti a questo stabilimento e mi chiedevo se un giorno avrei potuto entrare, e dopo tanti anni posso dire di aver realizzato un sogno e di avere anche le chiavi in molte occasioni per poter aprire anche lo stesso stabilimento. Questo non è cambiato neanche quando sono rimasta a casa per 5 anni in congedo maternità con 2 bambini, uno dopo l'altro, perché il nostro sistema permette di rimanere anche fino a 3 anni con il bambino. Da questo Roberto ha preso lo spunto anche per l'Italia e ha introdotto il baby bonus. Questa azienda affronta in maniera serena la maternità delle mamme. Il bonus bebè nasce per rendere più facile l'essere mamma e l'essere papà. Che è un premio di una mensilità il mese immediato dopo la nascita del bambino o l'adozione del bambino. Quando ho comunicato a Roberto della mia gravidanza ha reagito veramente bene, aveva una faccia solare, sorridente. No, io ero molto spaventato perché Anna è entrata, era molto tesa, era pallida. Quando mi ha comunicato la gravidanza, per me è stata prima di tutto una grande liberazione, un sollievo e poi una grande gioia. Però in quel momento ho pensato anche subito che bisognasse fare qualcosa, perché se siamo arrivati a questo punto in cui una mamma ha paura di comunicare la gravidanza al proprio datore di lavoro, evidentemente bisogna reagire. Così abbiamo pensato di mandare un messaggio simbolico ma anche concreto, molto chiaro, a tutti i nostri collaboratori dipendenti, per far capire che al centro di tutto doveva andare la maternità. C'è qualcuno che non sa più cosa inventarsi per il baby bonus? Si sa, i figli sono il futuro del mondo. L'ottava generazione Brazzale si prepara ad entrare in azienda con la testa, con il cuore e con tanto entusiasmo. Questi sono i miei 3 marmocchi. Alberto, Enrico e Giovanni. Sono Alberto, sono entrato in azienda circa 2 anni fa e mi sono occupato soprattutto di questioni giuridiche e finanziarie, avendo appunto studiato sia diritto che poi finanza. La più anziana, Martina. Sono Martina, lavoro da 6 anni in azienda e mi occupo adesso prevalentemente di export e di commerciale. Avere una figlia che lavora in azienda con me ormai da qualche anno è veramente il coronamento di un altro sogno ancora, veramente. I traguardi che hanno raggiunto papà e i miei zii in questi ultimi anni sono stati decisamente molto importanti. L'asticella è alta, lo sappiamo. Avere questa eredità che ci consegnano gli zii e mio papà è sicuramente impegnativo, ma al tempo stesso penso che loro ci abbiano dato da sempre tutti gli strumenti per saperla anche in qualche modo gestire e maneggiare. Sicuramente siamo qui anche per accompagnarli. Però a un certo punto io spero vivamente che comincino a camminare con le loro gambe. Ci ascoltano, ovviamente ci correggono se diciamo delle cavolate, ci supportano se diamo delle buone idee, le seguono, quindi ci danno anche un bel po' di soddisfazione. Il cordone ombelicale è tagliato, è giusto che camminino e che vadano per la loro strada. Sento molto la tradizione, la storia che c'è prima del mio vissuto, però non lo vivo come un limite, ma anzi come un grandissimo sprone a continuare, ad andare avanti. Penso al coraggio che hanno avuto anche prendendo delle scelte che andavano controcorrente rispetto alla mentalità del tempo. Questa voce degli antenati, diciamo, è una voce molto positiva, molto bella. E spero di riuscire anch'io nel futuro ad avere lo stesso coraggio, ma anche per fare scelte difficili. Ecco, questa è tutta la nuova generazione, o? No, ne manca una, è appena arrivata da scuola. Eccola qua. Eccola qua. Lei è Mafalda, ha 13 anni e ha iniziato da una settimana il liceo scientifico. Sport, musica, passioni, interessi, così ragionano i Brazzale. Lavora per vivere, non vivere per lavorare. Ho
ognuno di noi deve anche costruire una propria vita al di fuori dell'azienda. È quello che cerco di fare anche con i miei figli, educarli in modo tale che abbiano soddisfazione, attività nell'arte, nella musica, nello sport, nel cinema, in tutto quello che corrisponde alle loro passioni, ai loro talenti. Una delle cose a cui tengono particolarmente l'Asiago Festival, che cercano di organizzare ogni anno con grandissimo entusiasmo, perché vogliono che sia un regalo alla città di Asiago. L'Asiago Festival è nato alla fine degli anni 60, su iniziativa sempre di quel Vulcano che era mia mamma. Poi quando lei è mancata ho continuato io. Oggi è mio figlio, siamo già la terza generazione, mio figlio Alberto che organizza il festival con Giovanni. Da un lato, devo dire, nella mia vita sento l'azienda, però dall'altro anche questo tipo di passione, come la musica, come l'arte, sono un'altra componente imprescindibile, e per questo devo ringraziare di nuovo mio papà. Da un po' di tempo siamo coinvolti nel mondo dell'atletica, perché il mio figlio secondo è stato campione italiano, è un atleta molto attivo. Sono mezzofondista specializzato negli 800 metri. E se vogliamo, anche questa è parte di una tradizione anche familiare, nel senso che il nonno Valentino, detto Tino, era anche atleta. Noi siamo felici di poter aiutare lo sforzo di questa bellissima società Atletica Vicentina, di cui siamo onorati sponsor. Questo viaggio ci ha insegnato molte cose. Quanto è importante ricordare le proprie radici, tramandare ciò che rimane nel tempo. Perché se osi oggi, non avrai rimpianti domani. Ma avete visto cos'è in questo momento l'altopiano di Asiago? Come non si può essere innamorati di una terra così, perfino l'arcobaleno. Per generazioni e generazioni questa era la nostra vita, questo era tutto il mondo, si esauriva qui, ma era sufficiente perché la vita era meravigliosa. Semplice, frugale, ma stupenda. Felicità è famiglia, è lavoro, è amici. E mi fermo qui. Poi parole chiave sono Alberto, Enrico, Giovanni, che sono i miei tre figli. Però nel lavoro, al di là di questo, direi l'animo combattivo, la coscienza che la lotta deve essere quotidiana e che nella lotta che l'uomo diventa nobile. Poi forse la parola anticonvenzionale, perché l'anticonvenzionalità significa guardare le cose da una prospettiva diversa, rivoluzionare il punto di vista. La lungimiranza, cioè il proiettare i propri progetti sul lunghissimo termine, che significa non lavorare per ottenere dei vantaggi immediati e magari molto spesso effimeri, ma avere la capacità anche di aspettare che i risultati maturino. Ho trovato una piccola quercia di seme, un Quercus robur. Questa potrebbe diventare alta 30 metri, con delle fronde meravigliose. Allora, questa è di seme, qui non avrebbe spazio per crescere, la prendo e la porto in un altro luogo dove potrà crescere liberamente. Pensare in grande è avere il coraggio di andare a fare le cose dove riescono meglio, vedere tutti gli ostacoli che sono in mezzo e ciò nonostante prendere in mano la situazione e con la grinta non mollare e superare queste difficoltà. Se dovessi incontrare un ragazzo che ha voglia di fare il nostro mestiere, gli direi subito, fallo subito, perché è il più bel mestiere del mondo. Gli direi apriti a nuove formule, le nostre potenzialità sono infinite e il mondo è solo lì che aspetta che noi arriviamo e facciamo bene quello che sappiamo fare. Questa è la piantina che abbiamo trovato più sotto, è questo piccolo rovere di seme, e lo sto trapiantando qui sul ciglio di questo piccolo sentiero.
Ma denaro è ovviamente uno strumento necessario per poter vivere, per sentirsi sereni, per essere sicuri, per assicurare la propria famiglia e i propri cari. I nostri vecchi, con molta intelligenza, ci insegnavano che il segreto dei soldi è quello di non averne bisogno. Sarebbe bello arrivare a questo. Ne mettiamo un piccolo tutore, poi magari quando saranno grandi saranno loro a sostenere noi. Allora ci diamo appuntamento tra 30-40 anni. Per vedere cosa ne è uscito. Il lusso più grande è il tempo. Forse dopo tanti anni sono riuscito ad avere qualcosa che covava da sempre. Il sogno fin da quando ero ragazzo e adesso è diventata una necessità per muovermi su queste strade senza rovinarle. Ed è questa meravigliosa automobile che è la quintessenza della semplicità. Con questa compagna vorrei fare il giro in tutta Europa. Devo riuscire a convincere mia moglie, ma sono già a buon punto. Pronti a tutte le sfide possibili, paura mai vuda, basta avere idee chiare. Pensa in grande, è la storia di tutti noi, di chi siamo, di chi potremo essere, con un pizzico di fortuna, un po' di follia e una sana attitudine ai sogni. Il mio augurio è per i giovani, che trovino l'equilibrio che abbiamo trovato noi tre fratelli e che vadano sempre d'accordo. Il mio auspicio per il futuro è continuare a lavorare sempre come abbiamo fatto, crescendo in maniera sostenibile. Spero per il futuro di riuscire a cogliere le opportunità con lo stesso coraggio e la stessa lungimiranza che hanno avuto papà e gli zii. Desiderare di non sedersi, cioè la prospettiva di continuare sempre ad avere degli obiettivi e a sognare in grande. Mi auguro che l'atmosfera non cambi, che si respiri sempre questa atmosfera familiare. Ciò che auguro al mio paese è che riprenda a fare figli. Che tutto vada per il meglio e per i fratelli piazzali diventare nonni. Tornare alla gioia di avere le case e le piazze piene di bambini e così staremo meglio anche noi che abbiamo una certa età. Se oggi siamo più di 700, mi piacerebbe prima di smettere vedere oltre il 1000. Senti che cifra tonda.